È da tempo che ci stiamo occupando della questione selezione pubblica dei dirigenti a tempo determinato in Emilia-Romagna. Abbiamo già fatto diverse interrogazioni, un question time e dei comunicati stampa. Oggi abbiamo la possibilità di ascoltare la testimonianza di una dipendente regionale che non ha potuto partecipare a questa selezione pubblica. Ascoltate con noi che cosa ha da dirci. Allora, la Regione Emilia-Romagna ha bandito concorsi per dirigenti nel 2009, erano già oltre 15 anni, se non 20, che non bandiva concorsi per progressione di carriera per i suoi dipendenti. L'obiettivo quindi era di imbarcare nuove figure, nuove professionalità, sia all'interno che all'esterno. Il bando all'interno della Regione ha interessato numerose aree, quindi 11-13 aree di competenza, e ha portato all'interno quindi di queste graduatorie più di 60 persone. Dalla nomina dei vincitori, quindi avvenuta nel 2010, poi da quelle graduatorie, se non in un caso eccezionale, non ha più nominato nessun dirigente, pur imbarcando all'interno, diciamo, della sua organizzazione tantissime figure dirigenziali dall'esterno, con varie modalità, e non ultimo la selezione che è stata fatta nel 2015, quindi alla fine del 2015, dove sono state bandite delle posizioni che avevano una coerenza e una perfetta corrispondenza con le graduatorie tuttora in vigore, e quindi aveva i suoi idonei all'interno. Non ha, per l'ennesima volta, anche se gli idonei rimasti in vigore nelle graduatorie hanno più volte chiesto all'amministrazione di essere considerati nella partecipazione o di selezioni o anche di nomine di incarichi dirigenziali anche temporanei, non hanno mai preso più in considerazione gli idonei di queste graduatorie. Purtroppo nell'ultima selezione pubblica che hanno fatto per ruoli dirigenziali abbiamo notato che negli avvisi pubblici hanno ristretto i requisiti di partecipazione. La norma nazionale prevede che possano partecipare sia persone che hanno già ruoli da dirigente che funzionari direttivi della struttura, e invece le selezioni della Regione hanno previsto la partecipazione solo a personale che avesse già ruoli da dirigente, e in particolar modo il punteggio più alto è stato a chi il ruolo da dirigente l'aveva già svolto qua in Regione, escludendo ancora una volta noi idonei che non solo siamo dipendenti regionali ma siamo proprio anche idonei a una graduatoria compatibile, e non abbiamo potuto partecipare. Nonostante le nostre denunce, per il Presidente della Regione Bonaccini e per il PD è tutto regolare, per noi ovviamente no. Quindi faremo un esposto alla magistratura per fare finalmente chiarezza su questa vicenda e per portare la meritocrazia all'interno della Regione Emilia-Romagna.